L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Accomodatevi un attimo. Saluto e ringrazio per la presenza di Monsignor Donato Vicario, generale della Diocesi di Lucera Trovia. Dal programma questa sera doveva esserci Monsignor Giuseppe Giuliano, che è stato mio rettore in seminario a Nola e attualmente è vescovo di Lucera Trovia. Purtroppo per una visita personale non ha potuto dir di no e mi ha promesso a settembre, fine agosto-settembre, verrà di persona non solo per celebrare l'Eucaristia, ma anche per farmi personalmente gli auguri per il mio 25esimo di sacerdozio. Intanto ringrazio lei, il Signore e il Padre Alexander, che ci fanno dono stasera della reliquia di San Francesco Ovasa. Per noi è una gioia, ma anche un impegno, perché possiamo seguire le orme dei nostri santi, perché anche noi come loro possiamo raggiungere la santità di Dio. Ecco, lascio subito la parola al Padre che ci introdurrà, ecco, la reliquia di San Francesco. Pace e bene a tutti, e a nome dei frati minori conventuali la Curia Generale ha dato questa grazia della reliquia per la vostra Chiesa, le grazie del Padre per questo amore, questa devozione al Padre Maestro. E sì, portiamo una reliquia speciale del Padre Maestro per tutti voi, e non solo è una parte di Lui, è la benedizione di Lui, è la presenza di Lui, è l'incontro. Preghiamo al Signore che anche voi, con questa devozione, con questa presenza del nostro caro Padre Maestro, andate la fede, la carità, la speranza. Questo è l'impegno di questo grande Padre a percorrere le orme dei nostri santi e la protezione, certamente. I frati anche ringraziano, c'è una comunità, un convento nel santuario. Noi, a nome della Basilica, vi presento, vi consegno a voi, vi chiedo tutto l'amore, tutta la devozione al Padre Maestro, che anche lui certamente, sicuramente, come ha preso cura di noi in Basilica e Lucera, prenderà cura sicuramente anche di ognuno di voi, devoti, che con devozione e con amore chiedete qualcosa. È miracolosissimo, certamente. Padre Maestro, con una condizione, una unica condizione sempre chiede il Padre Maestro: non dimenticate il più povero. Questa è la condizione. E dopo chiedete qualcosa che sicuramente Padre Maestro intercede davanti a Dio. Grazie. Bene, questa sera con la consegna della reliquia del Padre Maestro San Francesco Antonio Vasari, il santo di Lucera, vissuto nel 1700 ma canonizzato nel 1986. Una figura francescana splendida, straordinaria, che per l'appunto padre Alexander Carillo, rettore del santuario della chiesa di San Francesco a Lucera, ma lui viene dal Venezuela, vi sarete accorti dall'accento che non è italiano. Questo è anche il respiro internazionale della Chiesa. Siamo un cuor solo e un'anima sola, per cui questa reliquia rappresenta praticamente un legame spirituale forte, non solo con la persona di Monsignor Giuseppe Giuliano, che spesso parla anche di te, in modo affettuoso, in modo paterno, e ecco, sinceramente, mi è dispiaciuto che questa sera non è potuto essere presente per questo percorso di preparazione per il
ma la preghiera, i segni di Dio, cosa rappresentano per noi se non il segno della consolazione di un Padre che è Dio, che pur non facendosi vedere fisicamente, materialmente, ci fa sentire forte la sua presenza. E allora ecco, nello spirito tutto accoglie un senso, tutto riceve una prospettiva nuova, bella, perché vissuta nell'ottica di Dio. E allora in quest'ottica ci poniamo nella celebrazione di questa sera, e la messa che celebriamo è la messa votiva per in onore di San Francesco Antonio Fasano, un santo che imparerete a conoscere e ad amare, un forte segno di rinnovamento spirituale non solo per la città di Lucera dell'epoca, ma ancora per tutto il circondario, per la provincia di Foggia, ma anche per le zone del Beneventano, dell'Irpinia, che lui ha girato continuamente, annunciando, predicando il Vangelo e riportando, come diceva padre Alex, l'attenzione ai figli più diletti di Dio, ai poveri, agli ultimi. Lui è nato in una famiglia povera, il suo cuore spontaneamente, automaticamente, sapeva riconoscere nel povero la presenza di Dio. E allora ecco, tutti questi sentimenti ci accompagnano a celebrare più degnamente il mistero dell'Eucaristia. Ci mettiamo in piedi per chiedere umilmente il perdono al Padre. Diciamo insieme: confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la grazia e la Vergine Maria, grazie e santa a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Perché sappiate che il figlio dell'uomo
hai il potere sulla terra per perdonare i peccati, alzati, disse allora il paralitico, prende il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato a tale potere agli uomini. Parola del Signore. Gloria a Dio, Cristo. È una fra le domande di senso più antiche che l'uomo si è posto. Perché il male? Da dove viene il male? Chi lo ha creato il male? Il male viene da Dio? È un po' il tema che ci sta accompagnando durante questa settimana, sin da domenica scorsa, quando la parola di Dio con nitidezza ci faceva comprendere che il male non lo ha creato Dio. Dio ha creato tutte le creature per il bene. Ha creato noi uomini e ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ha creato gli angeli e, se vi ricordate, la prima lettura di questa domenica ci ricordava per l'appunto l'invidia da parte degli angeli come radice del male, come radice del peccato che fa il suo ingresso nella storia. Sì, perché a noi uomini, creati a immagine e somiglianza di Dio, è stata data una grande opportunità. Dio è sceso dal cielo, da Dio che era, si è fatto uomo per condurci alla santità, per rendere ciascuno di noi come Dio, sempre più a sua immagine e somiglianza. Dio scende e si fa uomo, e poi l'uomo sale verso il cielo per divinizzarsi, per diventare sempre più come Dio. Ma questo avviene per grazia, non avviene semplicemente perché noi impieghiamo tutte le energie necessarie per camminare nella fede. Ci sono dei doni che provengono dal cielo, ed è questo il tema del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Gesù compie miracoli continuamente, ma intorno a sé, sappiamo, ci sono scribi, farisei, c'è gente invidiosa di Gesù e dice: no, costui bestemmia. Perché cosa dice? Compie miracoli, ma non si ferma semplicemente ad un miracolo attivo per la guarigione fisica di un uomo o di una donna. Va oltre. Costui bestemmia perché dice: ti sono rimessi voi peccati. Gesù a questo punto cerca di scardinare tutta la logica religiosa del popolo di Israele, che cercava di darsi una spiegazione al male, anche al male fisico, legandolo con il male morale. E forse un po' di questo retaggio lo abbiamo ancora noi oggi, quando per esempio in una famiglia c'è una persona, c'è un bambino che nasce con un handicap. Popolarmente che cosa si dice? In modo del tutto scorretto. Chissà, forse Dio l'ha unita a quella famiglia, chissà che peccati sconta quel bambino o quella bambina. Nulla di più assurdo. Io non lo riconosco, questo non è il nostro Dio, perché il nostro Dio è il Dio della vita, è il Dio della liberazione, è il Dio della salvezza. Vedete, anche la prima lettura quest'oggi ci fa riflettere profondamente sull'identità di Dio. Sì, perché questo è un brano fondamentale per la vita di Abramo. Se vi ricordate, lo leggiamo anche durante la veglia pasquale, proprio perché è fortemente significativo, è fortemente simbolico. Abramo è il nostro padre della fede, ma soprattutto in questo brano chi rappresenta in anticipo? Presenta il padre della misericordia, il padre della provvidenza, il padre che non castiga. Abramo è Dio, è la rappresentazione, è la prefigurazione di Dio onnipotente, il quale cosa fa? Dona, offre suo figlio per la salvezza del mondo. Umanamente la fede di Abramo, che è fede di fiducia, è molto forte. Si fida della parola di Dio. Chi di noi lo avrebbe fatto?
Dio che promette ad Abramo di avere una lunghissima discendenza, ma intanto gli anni passano, lo invita ad uscire dalla sua terra per fare di lui il capostipite di una nazione senza numero, sconfinata come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Ma intanto gli anni passano, secondo il linguaggio della Bibbia, a 100 anni, cioè in un'età molto avanzata, Abramo e Sara ottengono il dono di un figlio. E poi Dio gli chiede questo figlio: va sul monte e sacrificami il tuo figlio. Noi non l'avremmo fatto. Noi non avremmo avuto questa fede, questa fiducia profonda nei confronti di Dio. Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace, prendiamo.